Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo penso per la prima volta sul mio canale in Carolina del Sud, più precisamente in una città di circa 100.000 abitanti chiamata Charleston. È una città in realtà abbastanza conosciuta in America più storicamente, diciamo così, perché al tempo del commercio degli schiavi era una delle città principali in tutta l'America per quel tipo di commercio e proprio per questo motivo ai tempi era una delle città più ricche e più grandi di tutto il Nord America. In ogni caso spostandoci in tempi più vicini ai nostri, nel 2009 a Charleston viveva una ragazza di 28 anni di nome Kate Wiring. Kate era nata in una famiglia benestante, oddio, su internet la definiscono benestante, probabilmente per gli standard americani è una famiglia benestante, io la definirei una famiglia decisamente ricca. Ed era una famiglia che era ricca / benestante, insomma, da generazioni e generazioni e generazioni. Probabilmente gli antenati di Kate erano proprio persone signorili, insomma, comunque persone con un ruolo fondamentale proprio in quel tipo di commercio di cui parlavamo prima. I suoi genitori, Tom e Janice, avevano avuto in tutto 3 figli, lei era la seconda e anche unica femmina e probabilmente anche per questo motivo era sempre stata fin da piccolissima un po' la principessina di casa, tutti in famiglia l'adoravano. Era anche una bambina molto sveglia e molto intelligente, fin da piccolissima era una di quelle bambine che aveva iniziato a parlare prima degli altri, a leggere, a scrivere prima degli altri, insomma sembrava molto precoce dal punto di vista intellettuale. Per questo motivo un po' tutte le persone che la conoscevano erano convinte che da grande sarebbe diventata qualcuno di importante, si sarebbe laureata, avrebbe iniziato a lavorare in qualche campo in cui avrebbe davvero rivoluzionato la sua professione. Purtroppo però quando era ancora piccola, ancora alle elementari, Kate subì degli abusi sessuali da parte di un amico di famiglia. Per quella situazione ci fu anche un processo e un successivo arresto. Fatto sta che se dal punto di vista legale la situazione si concluse, ovviamente il peso e le conseguenze psicologiche di quello che era accaduto impattarono tantissimo la vita di Kate. Fin da piccolissima, infatti all'età di 10 anni, iniziò a soffrire di una forte depressione. Per questa depressione ovviamente venne aiutata da diversi specialisti, chiaramente a questa famiglia le disponibilità economiche non mancavano e inizierà un po' più in là poi, dopo un po' di anni di terapia, anche a prendere dei farmaci per tenere sotto controllo questa depressione. Verso i 15 anni iniziò a sviluppare anche un disturbo alimentare e il lato, diciamo, depressivo continuava. La depressione in realtà purtroppo sarà una cosa che l'accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni. Il periodo forse peggiore delle ripercussioni arrivò verso i 16 anni, quando praticamente Kate iniziò a saltare sempre la scuola e entrò in un brutto giro di frequentazioni, iniziò ad abusare di alcol e in brevissimo tempo sviluppò una dipendenza davvero davvero forte. I genitori non sapevano più davvero tanto cosa fare se non continuare a pagarle un supporto dal punto di vista psicologico e terapeutico. L'unica cosa che sembrava davvero aiutare in quel periodo era cambiare aria, cioè si erano resi conto che quando magari stavano via da Charleston per un weekend in famiglia, insomma, da qualche amico o da qualche altro parente, sembrava davvero che Kate rinascesse, sembrava che lasciasse i problemi a casa e vivesse serenamente in quei giorni in cui stava via. Quindi, dato che, come già vi ho detto, questa famiglia comunque aveva delle disponibilità economiche decisamente ampie, iniziarono a fare moltissimi viaggi e a portarsi con loro Kate, che effettivamente sembrava avere un po' di pace, un po' di serenità mentale che evidentemente a Charleston non riusciva a trovare. Passano gli anni e la situazione psicologica di Kate non migliora tanto, l'unica cosa a migliorare è la dipendenza, inizia a far sempre meno
uso di alcol fino a diventare praticamente sobria, e cioè nel senso che non beveva più neanche una goccia di alcol. Nel frattempo si iscrisse all'università, che non frequentava però molto assiduamente, dava un esame ogni tanto. Una vera e propria svolta, forse quella che sarebbe potuta essere una svolta nella sua vita, arrivò quando insieme alla sua famiglia andò in Russia e visitarono Mosca. Per qualche motivo quella città segnò profondamente Kate, si legò tantissimo non solo alla città ma proprio alla cultura, a quel posto, e decise di voler riniziare una vita proprio lì. Voleva trasferirsi, iniziare a trovare un lavoro, insomma, e partire da zero di fatto. Per farlo ovviamente aveva bisogno di un visto lavorativo e di anche un sacco di altre scartoffie, burocrazia di cui non sono a conoscenza, ovviamente, che immagino bisogna avere per trasferirsi in un altro stato e iniziare a lavorare. Ci troviamo in questo periodo proprio nella primavera del 2009. A questo punto Kate ha 28 anni, è molto emozionata per questo nuovo capitolo della vita e sta preparando appunto tutto il lato burocratico, documenti, permessi, visti, eccetera. E sembrava quasi che questo organizzare, diciamo, questo nuovo progetto, questo nuovo capitolo della vita la stesse davvero aiutando moltissimo anche a livello psicologico e di serenità mentale. Sembrava davvero a tutti che finalmente la sua vita stesse prendendo la direzione giusta e che si sarebbe finalmente chiuso quel grosso capitolo decisamente negativo della sua vita fino a quel momento. Ovviamente però, come sempre nei video su questo canale, non andò proprio così. Arriviamo quindi al 12 giugno di quell'anno. In quei giorni in particolare i genitori di Kate si trovavano in una seconda casa, che era una casa sul lago a qualche chilometro da Charleston, cosa che diciamo non era inusuale per quel periodo, andavano spesso lì a passare il weekend o qualche giorno. Kate abitava ancora con loro ed era l'unica dei tre figli a vivere ancora lì, gli altri studiavano all'università, uno lavorava già, aveva la sua vita, insomma la sua casa, eccetera. La sera di quel 12 giugno Kate aveva in programma di uscire a cena con alcuni amici. Ne aveva parlato di questo appuntamento con i suoi genitori, che sentiva molto spesso quando non erano a casa. Fatto sta che il giorno dopo, il 13 giugno, il padre di Kate prova a chiamarla verso l'ora di pranzo, verso mezzogiorno, e a questa chiamata Kate non risponde né fisicamente alla chiamata né con un messaggio per dire insomma ci sentiamo dopo. Cosa decisamente strana per lei. Sapeva che i suoi genitori erano sempre stati molto in pensiero, molto apprensivi con lei, quindi tendenzialmente se non poteva rispondere scriveva loro un messaggio per dirgli che appunto li avrebbe contattati dopo per non farli preoccupare. Suo padre Tom comunque cercò di non preoccuparsi, fece passare un'altra oretta, un altro paio d'ore, riprova a contattarla, stesso risultato. Nelle ore successive provarono a contattarla più volte fino a quando non si resero conto che il telefono in qualche modo si doveva essere spento, perché non partiva più neanche la chiamata. Decisero quindi di tornare a casa quella sera perché erano terribilmente preoccupati. Arrivano alla casa, sembrava tutto effettivamente in ordine, non c'erano segni che fosse accaduto qualcosa, però di Kate nessuna traccia. La cosa che li fece preoccupare di più era il fatto che quando andarono a controllare nell'armadietto, nel posto in cui Kate teneva le sue medicine, i farmaci per la depressione, li trovarono tutti lì. Cosa strana, perché erano farmaci che doveva prendere tutti i giorni, più volte al giorno, quindi se per qualche motivo avesse avuto in programma di passare un giorno, due giorni, tre giorni fuori, si sarebbe portata dietro quelle medicine. La prima cosa che pensano in realtà a questo punto è che potesse aver avuto un qualche tipo di ricaduta con la dipendenza, magari era finita di nuovo con persone poco raccomandabili e si trovava insomma sotto l'effetto di qualche sostanza da qualche parte. Un'altra cosa che pensano è che magari aveva avuto un incidente, quindi si trovava in qualche ospedale. Provano a contattare gli ospedali più vicini, ma nessuno di quegli ospedali aveva qualcuno in cura che corrispondesse alla loro descrizione. Decidono quindi di chiamare la polizia, e proprio nel momento in cui Tom prende il telefono per chiamare la polizia, gli arriva una chiamata dalla sua banca e gli segnalano un fatto anomalo che coinvolgeva il conto intestato a sua figlia. La banca segnalò a Tom che un uomo si era presentato in banca con un assegno per ritirare dei soldi
dal conto di sua figlia. I problemi erano due in realtà. Innanzitutto sul conto di Kate c'erano solo poche centinaia di euro, cosa già strana in primo luogo perché per quanto ne sapevano i genitori doveva avere di più da parte Kate su quel conto, ma la cosa preoccupante nella situazione era che l'assegno che era stato presentato era per 4.500 dollari, una somma ben oltre la disponibilità che aveva sul conto Kate. La seconda cosa preoccupante era che avevano comparato la firma che si trovava di Kate sull'assegno con quella registrata e sembravano due firme diverse, quindi di fatto ovviamente non avevano potuto dare i soldi a quest'uomo in primis perché non ce n'erano abbastanza, ma avevano proprio bloccato l'assegno perché sembrava quasi fosse contraffatto o falsificato in qualche modo. Dalla banca inviarono a Tom l'immagine del ragazzo, dell'uomo che aveva tentato di prendere i soldi, e Tom rimase un po' basito perché quella persona la conosceva molto bene. Era un ragazzo di nome Ethan Mack, che era anche il miglior amico di sua figlia. Si erano conosciuti quando erano piccoli, dei ragazzini, ed erano rimasti molto amici per tutti quegli anni, avevano quasi 20 anni di amicizia alle spalle a quel punto. C'erano sempre stati l'uno per l'altra, erano proprio quello che da definizione, proprio probabilmente da dizionario, di migliori amici l'uno per l'altra, non c'erano mai state tresche tra di loro o comunque sentimenti al di fuori ovviamente di quelli di amicizia, e si consideravano reciprocamente praticamente fratello e sorella e anche le rispettive famiglie. Infatti anche Tom e Janice l'avevano visto crescere praticamente sotto i loro occhi. Al tempo Ethan lavorava in un hotel di Charleston, era una persona qualsiasi, una persona normalissima. Tom però non sapeva il motivo per cui sua figlia avesse dovuto fare un assegno da 4.500 dollari per Ethan. La cosa gli sembrava strana, quindi decide di chiamare la polizia e segnalare il tutto, non solo la scomparsa ma anche quello che avevano saputo dalla banca. Quindi la prima cosa che fanno i poliziotti a questo punto è chiaramente presentarsi a casa di Ethan e interrogarlo. Gli chiedono come mai appunto si trovasse in possesso di quell'assegno con 4.500 euro da prendere dal conto di Kate. Lui racconta alla polizia che quell'assegno gliel'aveva fatto proprio Kate perché lui le aveva prestato quella somma diversi mesi prima per, non lo specifica, per dei problemi, li chiama, che aveva avuto Kate, però non racconta di che tipo di problemi si trattasse, e che quell'assegno gliel'aveva dato proprio Kate per ripagare, tra virgolette, quel debito che aveva con lui. Disse di averla vista per l'ultima volta proprio la sera della sua scomparsa, era proprio la persona con cui Kate era uscita quel 12 giugno sera, avevano cenato insieme, poi lui l'aveva riaccompagnata a casa verso le 23 e non l'aveva più vista né sentita da allora. La polizia per scrupolo decise di perquisire casa di Ethan, o meglio la casa della madre di Ethan, dove Ethan viveva in quel momento. Non trovarono niente di sospetto, niente che potesse far pensare a un collegamento con la scomparsa di Kate, quindi lo esclusero semplicemente dalla lista dei sospettati. La seconda cosa che tentano di fare è rintracciare il cellulare di Kate, che come avevano già in realtà constatato i genitori era spento, però riuscirono a rintracciare, diciamo, l'ultima zona in cui si era collegato il cellulare prima di spegnersi. E il telefono si era acceso per l'ultima volta, era rimasto acceso l'ultima volta in una zona chiamata James Island, che si trova proprio al di fuori, diciamo nella periferia di Charleston, e si era acceso, cioè si era collegato diciamo in quella zona verso l'una di notte, e era non solo parecchio dopo l'orario in cui Ethan l'aveva lasciata a casa, ma si trovava anche in una zona davvero distante rispetto a dove viveva Kate. A questo punto la polizia, non avendo trovato indizi che fosse avvenuto qualcosa effettivamente, qualcosa di criminale, di illegale, fecero l'errore classico che fanno un sacco di casi di cui vi parlo, di considerare la situazione come una donna adulta che ha deciso di andarsene, di non aver più nessun contatto con la sua famiglia e i suoi amici e iniziare una nuova vita da qualche altra parte. Di conseguenza chiudono il caso. La famiglia di Kate, al contrario, era convinta al 100% che non si trattasse di una situazione del genere. In primo luogo perché Kate non era la persona da scomparire così da un momento all'altro, ma anche e soprattutto per il fatto che da casa non mancava niente, aveva lasciato lì i farmaci che le servivano
facevano tutti i giorni, aveva lasciato lì sui vestiti, non mancavano, cioè non sembrava che qualcuno avesse fatto una valigia, per dire, con i propri effetti personali, vestiti, un cambio, qualcosa del genere. Per queste convinzioni decidono di assumere un investigatore privato, ed è una cosa che mi fa arrabbiare, cioè nel senso, buon per loro che chiaramente avevano le disponibilità economiche per prendere degli investigatori privati, però se si fosse trattata di qualsiasi altra famiglia senza la stessa disponibilità economica dei genitori di Kate, il caso probabilmente sarebbe ancora lì. È una cosa davvero che mi fa infastidire tantissimo. Questo investigatore privato, tra l'altro, era anche un fior fiore di investigatore privato, infatti farà decisamente il suo lavoro, probabilmente anche per il fatto che lo pagavano tanto, sarà stata una persona brava nel suo lavoro, magari conosciuta. Fatto sta che riuscì in pochissimo tempo, con dei magheggi non proprio legali, perché come immagino già saprete, tecnicamente solo la polizia può andare a richiedere di visionare dei filmati di videosorveglianza, cioè un privato cittadino non è che può andare alla farmacia qua sotto e dirgli fatemi vedere i vostri filmati di videosorveglianza. Fatto sta che riesce a recuperare dei filmati di una farmacia poco distante da casa di Kate, e in questi filmati, proprio il giorno della sua scomparsa, il 12 giugno, Kate viene ripresa mentre acquista dei medicinali che verranno poi trovati a casa. Quindi ovviamente diventa lampante la cosa, che è molto strano che se hai in programma di scappare vai a comprare delle medicine quel giorno e poi le lasci a casa. Cercano di, con questa prova, con questo filmato di videosorveglianza, di andare dalla polizia a dire vedete, questa è la prova che non è scappata di casa, non se n'è andata per i fatti suoi. Purtroppo la polizia non so se non prese seriamente o non volle indagare oltre. Fatto sta che da qua in poi passano le settimane, poi i mesi, e in tutto questo settimane e mesi la polizia non fece assolutamente niente, l'investigatore privato qualcosa riuscì a tirarlo fuori, parlò con diverse persone, diverse conoscenze, diversi amici di Kate, e notò che anche gli amici di Kate sembravano un po' confusi dalla situazione, perché nelle settimane, nei mesi precedenti alla sua scomparsa, Kate aveva raccontato delle cose un po' strane a tutti questi amici. Ad alcuni aveva raccontato di avere una nuova fiamma, diciamo così, un nuovo ragazzo che stava frequentando, che viveva in una città vicina. Nessuno però sapeva un nome, diciamo, di questo ragazzo o in che città si trovasse, quindi purtroppo con quell'informazione il detective, l'investigatore, insomma, privato non riuscì a farci molto. Altri amici ancora la descrivono un po' stressata nell'ultimo periodo prima della sua scomparsa. Altre persone ancora raccontano un fatto più preoccupante forse di tutti, ovvero che nelle settimane precedenti alla sua scomparsa Kate aveva raccontato che c'erano delle persone che stavano tentando di rubarle l'identità e creare dei conti bancari a suo nome, cosa che chiaramente scattò subito un attimo in testa all'investigatore privato, appaiandolo al fatto che c'era stata quella situazione con l'assegno per tirar fuori quei 4.500 dollari. Questo investigatore privato, di nuovo nel corso, cioè nel mentre insomma che tirava fuori tutte queste informazioni, avvisava la polizia di quello che aveva trovato, ma la polizia se ne lavò semplicemente le mani. Gone on for 4 months now. We're missing her so much. We dearly love her. It's been heartbreaking for our family not to know where she is, and I'm just hoping that something will break pretty soon now. L'investigatore privato decide quindi di tornare al primo sospettato, perché aveva questa informazione di alcuni amici che avevano detto che lei aveva paura che qualcuno stesse tentando di creare un conto bancario a suo nome, e abbiamo lui che cerca di prendere dei soldi. E questo investigatore privato, perché a questo punto è passato quasi un anno dalla scomparsa di Kate, parla con Ethan e gli parla in modo abbastanza tranquillo, cioè non è che lo sta interrogando, cose del genere, anche perché di nuovo un investigatore privato non è che ha l'autorità della polizia, cioè che tipo prende, portare in centrale e interrogare. Puoi parlare con delle persone sperando che loro siano disponibili, insomma, a parlare con te, non è che puoi costringere nessuno. E durante questa chiacchierata, insomma, con Ethan, scopre che il ragazzo in realtà è fidanzato con una ragazza di nome Ether Camp. E questa Ether era anche lei un'amica
di Kate. Anzi, era stata Kate stessa a fare un po' da cupido, cioè a presentare i due amici e farli poi mettere insieme. Si erano conosciute nella primavera del 2009, in quel periodo in cui vi dicevo che Kate stava sistemando tutti i documenti, cose burocratiche per il suo trasferimento. Per questo motivo Kate molto spesso faceva un po' avanti e indietro da Washington per andare a recuperare delle cose e ritirare dei documenti. Fatto sta che durante proprio il viaggio di ritorno da Washington, che faceva solitamente in treno, un viaggio abbastanza lungo, circa 9-10 ore, aveva incontrato proprio Ether sul treno. Ether le aveva raccontato che si stava trasferendo a Charleston per lavorare come pediatra e quindi ovviamente Kate era di Charleston, si mettono a chiacchierare un po'. Fatto sta che proprio durante questo tragitto Ether le racconta che era stata derubata, si trovava praticamente con niente da parte. Avevano legato, lei gli aveva detto: "Guarda, adesso a Charleston ti presento dei miei amici", insomma, era stata gentile, aveva detto: "Esci con noi, ti faccio vedere la città", le cose normali che si farebbero insomma con una persona che si trasferisce per la prima volta in un posto, ed era proprio in una di queste occasioni che aveva conosciuto Ethan, era scattata la scintilla e da lì in poi insomma erano stati fidanzati. Si erano poi trasferiti insieme in una casetta piccola, tutta su un piano dove avevano vissuto per tutto quel tempo. E voi direte: ma Ethan non viveva con sua madre, la casa che hanno perquisito i poliziotti? No, infatti io non so, io non lo so, quando vengono fuori queste cose non mi capacito davvero di come certe cose possano succedere proprio a livello burocratico. Quando, cioè, io come mi immagino una situazione, no? Se devo perquisire casa di qualcuno per un caso che sto seguendo, cosa faccio? Vado a verificare i documenti, vedo dove è la residenza di una persona, vado a perquisire quella casa. E penso che siate d'accordo con me nel dire che probabilmente questa è la procedura standard, no? Verificare una residenza e andare a perquisire. Nel caso di questa situazione con Ethan, no, la situazione fu: dove abiti? E Ethan diede l'indirizzo di casa di sua madre, ok, andiamo a controllare lì. Anche se in quel momento Ethan, proprio da documento, risiedeva in un'altra abitazione con questa Heather. Quindi al tempo praticamente perquisirono una casa dove Ethan non viveva. La vera residenza al tempo di Ethan rimase assolutamente incontrollata per tutto l'anno praticamente successivo alla scomparsa di Kate. E questa non è l'unica cosa che scoprì questo investigatore privato da questa chiacchierata col ragazzo. E anzi, in realtà non sono cose che non scoprirà solo dalla chiacchierata col ragazzo, ma anche dalla chiacchierata che avrà con altre persone che erano amiche sia dell'uno che dell'altro, insomma, li conoscevano. Viene fuori che questa Heather non era assolutamente una pediatra. E non solo non era una pediatra, non faceva nessun tipo di professione simile alla pediatria, un medico di qualche tipo. No, era un'artista. E tra l'altro si era trasferita a Charleston non come aveva detto inizialmente per lavorare appunto come pediatra, ma per fuggire ad alcune condanne che aveva avuto in altri stati, condanne per furti, rapine e aggressioni. E un fatto anche particolare che purtroppo non ha una conclusione, non ha una spiegazione di qualche tipo e non c'entra col nostro caso, ma ve la racconto perché è strana. Praticamente questa ragazza aveva fatto da babysitter, come penso un sacco di persone hanno fatto nella loro adolescenza, a una bambina tipo di 3-4 anni. E era venuto fuori per qualche motivo, e chiaramente i genitori di questa bambina l'avevano poi denunciata, che aveva prelevato del sangue a questa bambina di 3 anni, aveva preso un campione di sangue. Per farci cosa non lo sapremo mai, cioè a meno che questa ragazza non lo dica prima o poi, però è sicuramente qualcosa di molto strano, che a me fa pensare magari a qualche giro di organi, non lo so, perché dovresti prendere un campione di sangue da una persona di nascosto, non ha senso. In ogni caso, tra i vari precedenti di questa ragazza c'erano anche delle accuse di truffa, cosa che non sorprese molto questo investigatore privato, perché quando iniziò ad indagare su questa ragazza, a tirar fuori tutte queste informazioni, si rese anche conto che non si chiamava Ether, ma Angelica. E a quanto pare, nelle varie truffe, in realtà era stato dimostrato che questa ragazza aveva cambiato più volte il suo nome per non farsi ovviamente riconoscere dalle persone o rintracciare in qualche modo. Continuando a parlare con persone che conoscevano e frequentavano la coppia, viene fuori che a questa Ether, che in realtà era Angelica, continuerò a chiamarla Ether per una questione di coerenza nel racconto, aveva la passione, diciamo, di raccontare balle, frottole, non so come
definirle, perché cioè, i vari amici erano tutti convinti che avesse una storia diversa. Alcuni erano convinti venisse da una famiglia molto facoltosa, molto ricca e che si era trasferita lì per ricominciare una nuova vita e occuparsi da sola di se stessa senza far fronte, senza utilizzare l'enorme ricchezza della sua famiglia. Altri sapevano la versione che era lì per fare la pediatra, altri ancora erano convinti per qualche motivo che fosse affiliata in qualche modo imparentata con una famiglia mafiosa e che fosse scappata proprio da quella famiglia mafiosa. Non so perché dovesse raccontare cose del genere, però c'erano persone convinte di queste varie storie e nessuna di queste era vera. In più scopre, sempre parlando con amici, che quella famosa sera, il 12 giugno, la sera in cui Kate uscì con Ethan, Ether era presente alla cena. E non solo, era presente alla cena, era una cena proprio per festeggiare insieme una bellissima notizia, ovvero il fatto che Ether era incinta. Ovviamente anche questa era una bugia, non è mai stata incinta, però effettivamente si trovavano lì per festeggiare insieme. Tutti questi dettagli Ethan non li aveva mai raccontati alla polizia e evidentemente la polizia non si era mai neanche preoccupata di fare degli interrogatori ad altri amici, cioè perché tutte queste informazioni vengono fuori da persone che conoscevano sia Ethan che Heather che Kate. L'investigatore privato prende ancora tutte queste informazioni, le porta alla polizia. La polizia ancora non so come mai non si convince del fatto che probabilmente è il caso di riaprirlo, quel caso. Scusate la ripetizione di caso e caso. Quindi l'investigatore privato cosa fa? Si mette a osservare, praticamente si nasconde davanti a casa di Ethan e Ether e si mette ad osservarli. E nota che quando Ethan esce per andare a lavorare, sapete che vi avevo detto che lavorava in un hotel, Ether, che non lavorava, fa diverse visite al loro vicino di casa. Troppe visite, tante visite, eccessivamente tante visite. Per una visita semplice a un vicino, scoprono praticamente tra una cosa e l'altra che Ether aveva una relazione con quest'uomo che viveva di fianco a loro e Ethan non ne sapeva assolutamente niente. Ora, io non so se fu questa nuova informazione della relazione, non lo so, fatto sta che finalmente con l'insistenza dell'investigatore che porta anche questa cosa dell'affair con il vicino di casa, finalmente la polizia si convince a riaprire le indagini a più di un anno a questo punto di distanza dalla scomparsa di Kate. E la cosa che non lo so, mi fa saltare un battito cardiaco è che praticamente a questo punto li arrestano per quell'assegno falsificato. Una cosa che avrebbero potuto fare tranquillamente l'anno prima, lo fanno un anno dopo, non so dirvi, non so spiegarvi davvero. Durante il processo per questa truffa, questa frode di fatto per aver falsificato quell'assegno, viene preso a testimoniare un ex fidanzato di Ether, o meglio Angelica, cioè quando la frequentava lui era Angelica. Questo ragazzo testimonierà proprio al processo, racconterà la sua esperienza con Ether, racconterà anche lui che era una persona a cui piaceva dire bugie per vari motivi, aveva finto più volte di essere incinta anche con lui. Informa al tribunale le persone che in realtà, cioè tutte le volte aveva fatto finta di essere incinta, ma aveva avuto due figli da molto molto giovane che tra l'altro aveva abbandonato, cioè nel senso li aveva lasciati con la sua famiglia, questi bambini li ha cresciuti la famiglia di lei, però non aveva più sentito parlare, non li chiamava, non li vedeva da tantissimo tempo, che l'aveva truffato, cioè si era fatta prestare dei soldi con la promessa poi di ridarglieli e quando aveva provato a ripagare il suo debito lo aveva fatto con un assegno, con una firma falsificata, cioè che lui poi non era riuscito ovviamente a prendere questi soldi. E ovviamente questa cosa qua ricorda molto quello che poi è successo con Ethan, cioè che è andato con un assegno di fatto falsificato. Dopo tutte queste accuse iniziano a indignarsi un po' tutti, anche soprattutto nell'opinione pubblica, le persone eccetera. La polizia stringe ancora di più la morsa su di lei. Fatto sta che lei probabilmente capisce di non avere tante strade a questo punto, tante chance, quindi confessa, o meglio, dà una versione di quello che è successo. Have him on what? A forgery? And if he gets out, do you know what happens to me? Do you think he's getting out right now? No. I mean, come I'm on. not getting out. Heather, what you're telling me is he killed her. He killed her and he hid the body. The question is, where did he kill her right now? I don't know where he killed her. It didn't happen on He Riley did. Road? No, it did not happen on Riley Road. It You was had not every on Riley Road. chance, you had every chance to come clean when we brought you in over here. You didn't. You didn't. I asked for And I'm help. supposed to believe that it was because you were so afraid of Ethan.
That's why you couldn't tell me. Come on, Heather. How much more is there? All right, you're telling, he killed her. All right, he killed her. It was an accident, it was an accident. If you freaked out, you didn't know what to do. I still love him, no matter what. Heather, what we were wanting to do now is have you show us where the suitcase was, where Catherine was, when Ethan struck her with the wine bottle. Okay, Kate was still in the suitcase. The case was open. Grabbed the wine bottle, came right around here. I moved. I'm standing here. He's standing here. He picked up the wine bottle. He had it reversed twice. For the first two times, you could hear like a crunch, but the bottle didn't break. The third time was the time that the bottom of it broke, but the top part was still intact. He lifted her out and put her on the thing, and then I helped him drag the blanket that she was on from past the living room floor into the kitchen where she was laying this way. And she, in the bathroom, he had already put the bags over her feet and her head. A couple of hours until the morning, he went to the store and got the other stuff. I don't remember which store it was. He got the mop, the OxyClean stuff, two pairs of gloves and stuff. We cleaned the inside of the house, the walls, the bathroom, everything. While she was still on the kitchen floor. Yes, sir. Racconta che il colpevole di tutto è ovviamente Ethan. Dice che è stato lui ad ucciderla, che l'ha aggredita quando l'ha riportata a casa, l'ha poi, secondo quanto detto lei, l'ha colpita, l'ha annegata nell'acqua, nella vasca da bagno di casa di Kate, poi l'ha presa, l'ha messa nel bagagliaio e l'ha portata a casa, dove si sono occupati praticamente poi di organizzare il posto dove andranno poi a nasconderla. Dai punti indicati, segnalati da Ether, effettivamente trovano dei resti ossei che si confermeranno poi essere proprio Kate e alcuni dei suoi effetti personali, tipo il cellulare e i documenti, insomma il portafoglio. L'area in cui trovano tutte queste cose si chiama Wadmalaw Island, probabilmente l'ho pronunciato male, comunque un'area che si trova proprio vicino a quell'area dove si era collegato per l'ultima volta il suo cellulare prima di spegnersi. Ether accetta un patteggiamento, uno sconto di pena in cambio della sua testimonianza contro Ethan. C'è un problema principale però con questa cosa, ovvero il fatto che, come già potrete immaginare voi, Ether non era proprio una testimone impeccabile, cioè sarebbe stato davvero facile al processo screditare quello che stava dicendo, perché era conosciuta per aver detto un sacco di balle nel corso del tempo. Anche perché nel frattempo Ethan continua non solo a dire, cioè a mantenere la versione di aver accompagnato a casa Kate e di non averla vista più da allora, ma risultava anche incomprensibile pensare che di punto in bianco, cioè senza motivo, senza movente, questo ragazzo scegliesse di ammazzare la sua migliore amica. Una persona che era praticamente una sorella per lui. Ed è a questo punto che la polizia trova una mail partita dall'account del computer di Kate, indirizzata a una sua amica. In questa mail lei racconta che era stata truffata da Ether, che le aveva prestato dei soldi, perché vi ricordate che vi ho detto che all'inizio lei le aveva detto che aveva subito una rapina, che non aveva più soldi. Kate chiaramente arrivava da una famiglia più che benestante, aveva dei soldi, si era offerta di prestarle dei soldi, di aiutarla a rimettersi in sesto, solo che tra una cosa e l'altra Ether non gli aveva mai ridato quei soldi, non aveva sempre trovato una scusa, e che anzi negli ultimi tempi aveva anche beccato Ether a tentare di aprire dei conti a suo nome. Vi ricordate che alcuni amici avevano detto proprio questa cosa, che Kate sembrava quasi imparanoiata del fatto che qualcuno stesse tentando di rubarle l'identità per aprire dei conti? Era stata proprio Ether. E in questa mail Kate racconta di aver più volte minacciato Ether, di averla messa davanti a un bivio, cioè o mi ridai i soldi oppure io ti denuncio alla polizia. Al processo ci fu quello che si chiama un mistrial, che vuol dire praticamente quando la giuria non riesce a
dare un giudizio unanime, non si mettono d'accordo sul giudizio, quindi praticamente quando avviene un mistrial si annulla letteralmente il processo che è stato fino a quel momento lì e tendenzialmente lo si rifà. Si prendono inizialmente solo 15 anni di prigione per la falsificazione dell'assegno che avevano tentato di riscuotere. Nel frattempo della preparazione al processo dopo, Heather continua a cambiare versione, motivo per il quale quel patteggiamento che aveva fatto all'inizio della sua testimonianza in cambio di una riduzione, di uno sconto della pena, va un po' in fumo, cioè quel patteggiamento non vale più. A questo punto Ethan parla e racconta quello che è successo, che è più o meno quello che racconta Heather, che ha raccontato Heather di Ethan, però secondo lui la persona che ha ucciso Kate e lei, cioè si incolpano a vicenda. E al secondo processo in realtà è proprio Ethan a patteggiare, stesso patteggiamento, sconto di pena in cambio della sua testimonianza contro Heather. Lui si prende 25 anni di prigione, Heather 39. Rimane un po' poco chiaro esattamente che cosa è successo e perché. La maggior parte delle persone pensa che la mente, diciamo, dietro tutto e anche la mano effettiva, cioè dell'uccisione di Kate, sia stata proprio Heather e che Ethan abbia semplicemente, tra virgolette, aiutato poi a coprire un po' il tutto. Purtroppo, essendo passato un anno poi dalla scomparsa al ritrovamento, chiaramente con le ossa che trovarono poterono fare ben poco per cercare di capire la causa del decesso o anche semplicemente quando doveva essere morta. Comunque questo è tutto quello che ho trovato per il caso di oggi. Come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche voi. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video. Se volete sostenere il canale vi ricordo di iscrivervi, lasciare un commento, un mi piace, seguirmi sui vari social. Vi ricordo anche che ho un podcast che si chiama Red Room, sempre in descrizione trovate tutti gli estremi, insomma, per arrivarci. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.